E riprendiamo tra il primo e il secondo set con Carmelo Cannata. Vogliamo un attimino andare a spiegare anche chi ci segue da casa qualche cosa di più dettagliato della pallavolo. Cominciamo dalle posizioni delle giocatrici in campo. Quando si dice posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5 e posto 6, sono le 6 posizioni tipiche. Ecco, muovendoci sul computer, abbiamo la videata per ora. Ecco. Sì, il campo viene diviso in 6 zone, come vedete in questo momento. Ci sono 6 numeri, partiamo dal posto 1 fino dal numero 1 fino al 6. Contraddistinguono le zone del campo. Quella in basso a destra, che è contraddistinta dal si batte solitamente. Esattamente, il giocatore che è collocato in questa posizione è colui che va a battere, che in turno è quello, è il posto 1. E questo è il posto 1. Quindi poi girando, poi in senso anti-orario, le 6 zone del campo sono a seguire il posto 2, che è in alto a destra, la zona di prima linea. Quindi sulla rete, staccando a destra dalla rete, quello è il posto 2. Esattamente, dalla linea centrale, diciamo, fino alla linea dei 3 metri, fino alla linea di attacco, abbiamo ovviamente il lato destro del campo, abbiamo il posto 2, che per intenderci è la zona in cui gioca il palleggiatore oppure l'opposto. Poi a seguire andiamo al posto 3, alla zona centrale del campo, che è quella sempre che di prima linea. È il centro della rete. Esattamente, il centro della rete è avanti e questa è la zona del centrale. E poi continuando abbiamo il posto 4, sempre si tratta di una zona di attacco. Una Quando zona si attacca a sinistra della rete è il posto 4. Posto 4. E poi le altre due posizioni di seconda linea, che sono il posto 5 in basso a sinistra e il posto 6 che è quello centrale. Quindi diciamo che quando si batte si può battere o dal 5 o dall'1. La prima e la seconda linea è delineata da questa striscia qua, che la prima linea sono 3 metri. Che è collocata a 3 metri dalla linea centrale. Va bene, riprendiamo la nostra diretta, ringraziamo Carmelo Cannata, ringraziamo i nostri tecnici che ci hanno fornito questa schermata, cerchiamo di dare anche delle informazioni a chi ci segue da casa un po' più tecniche, grazie ai nostri professori della pallavolo, tra virgolette, abbiamo fatto la prima lezione di pallavolo.